Questa è la palma piantata da Goethe durante uno dei suoi soggiorni romani, e qui dietro abbiamo gli edifici che ospitano la Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti diretta da Padre Sorge, che è qui con noi. Quando uno pensa a Padre Sorge, pensa a un uomo che ha letto i giornali di quel giorno fino all'ultima riga, pensa a un uomo che sa tutta la situazione politica internazionale del mondo, minuto per minuto, dettaglio per dettaglio. Però si chiede, Padre Sorge legge anche gli scrittori, legge anche Goethe o no? Non solo li leggo, ma li devo leggere, nel senso che molte volte non tutti gli autori che si affrontano hanno lo stesso interesse. E allora per il nostro lavoro è necessario che approfondiamo anche quei pensieri, quegli apporti culturali che molte volte non sono in sintonia con il nostro gusto. Ma l'effetto è positivo, perché questo ci induce ad approfondire quello che noi stessi sentiamo. Quindi è il mio lavoro e dalla mattina alla sera sono dedicato a questo. Quindi giornali e libri, che cosa vuol dire al di là dei giornali e dei libri essere un prete oggi? Ma essere un punto interrogativo. Io mi accorgo che parlando con la gente, passando da un ambiente all'altro, perché il lavoro mi porta ad avere dei contatti molto diversi, molte volte leggo negli occhi, nelle espressioni, nelle parole di chi parla con me tanti interrogativi, molte volte sottintesi. Ci si chiede perché, che significato ha, specialmente diciamo per uno che molte volte si presenta in ambienti di cultura, in ambienti, in dibattiti, che significato ha essere prete. Quindi mi accorgo che suscito domande, e allora è importante anche poter rispondere, in modo che l'incontro non sia soltanto un interrogativo, ma diventi anche un punto, e un punto fermo se è possibile. Domande. E che cosa si aspetta la gente da un prete oggi? Sa, in una società più arretrata è facile pensarlo, si aspetta la soluzione, si aspetta la speranza, si aspetta il conforto, ma in una società come la nostra che cosa si aspetta da un prete? Ma io credo che queste cose che lei ha citato ancora oggi sono richieste, solo che oggi si è diventati molto più esigenti. Prima la sola figura del prete, la sua sacralità, poteva già contenere la risposta a queste istanze. Oggi questo non basta più e si vuole che il prete comprenda, il prete condivida, il prete in qualche modo, per dir così, si traduca nelle situazioni, nei problemi, nelle tensioni, e questo suppone nel sacerdote una dimenticanza forte di sé e una grande capacità di identificazione con i problemi e con le persone che incontra. Quando ha scelto di diventare un gesuita? Avevo 17 anni, avevo fatto la prima liceo e già da tempo pensavo di dedicare la mia vita al Vangelo, e un insieme di circostanze mi ha condotto a fare una scelta che, devo dire, non immaginavo così impegnativa nel momento in cui la compì. Fu una rivelazione che a mano che la mia vita di gesuita si sviluppò, andai sempre più comprendendo. Vorrei dire che la vocazione del gesuita è un itinerario, ecco, mai finito, e anche se la formazione è molto lunga, perché ai miei tempi quando entrai c'erano 17 anni di formazione intellettuale e spirituale, effettivamente al di là dei 17 anni di studio e di formazione non è ancora finita la formazione di un gesuita. Quanti anni ha adesso? Adesso ne ha 56. Dove ancora compiuto. Sono nato all'isola d'Elba. Da che famiglia? Ecco, una famiglia di... la mia mamma era professoressa, mio papà era segretario capo del comune, quindi una famiglia, diciamo, borghese. Borghese, sì. E sono molto dure, come si dice, le prove attitudinali per diventare gesuiti. Si raccontano anche di un po' di favole, forse, su questo proposito. Sant'Ignazio aveva una conoscenza della psicologia umana che era formidabile. Quindi per provare il soggetto ne faceva un po' di tutti i colori. Quindi sono vere le cose che si dicono su certi tipi di prova che non tutti riuscivano a superare. Si andava dall'elemosina al pellegrinaggio da un luogo all'altro senza avere un soldo in tasca e senza nemmeno sapere dove andavi, per cui dovevi aprire la busta la sera per sapere dove dovevi andare la mattina, senza sapere dove alloggiare, e questo lo faceva Sant'Ignazio per rompere la volontà, nel senso abituare al dominio di sé, a una fiducia piena in quello che poteva essere anche l'ideale che spinge. E questo oggi è molto mutato. Sono passati 400 anni da quando Sant'Ignazio ha intuito, diciamo, il gesuita come servizio alla Chiesa, al mondo, e anche la compagnia ha camminato molto. Senta, ma quali sono queste prove che si fanno adesso? Perché si parla di prove fatte anche adesso. Sì, ma c'è per esempio l'esperienza della povertà, quindi sperimentare la condivisione o in ambienti poveri
o nel servizio più umile agli ammalati negli ospedali, fino a pulire per terra, a fare i servizi, diciamo, di ogni infermiere, così. È vero che a un certo punto, quando si entra, tolgono l'orologio e fanno stare per un bel po' di ore in una stanza senza poter guardare l'ora, e questa pare che sia una prova molto dura da superare, no, è vero? No, questo non mi costa proprio. Sono le leggende. Sì, sono, poi si sconfina nella leggenda. Quello che è vero è che ai miei tempi, appunto, ormai io entrai nel 46 nella compagnia, quindi effettivamente uno rinunziava a tutto, se aveva l'orologio lo lasciava, ma non era soltanto per non fargli vedere l'ora. Anzi, Sant'Ignazio voleva che l'ora la avessimo ben presente, e vorrei dire così, non solo le ore ma anche i minuti della giornata e della vita. Ecco, perché c'è una cosa che però è una prova sicuramente vera: lasciare la famiglia. Che cosa significa per un prete, quando decide di entrare in seminario, di affrontare, di entrare in un ordine, lasciare la famiglia e la casa, quegli affetti che sono un po' indispensabili alla vita di ognuno di noi? Ma le dirò, vede, che umanamente si sente il distacco. Io poi lo feci subito dopo, finita la guerra, papà mio era morto in guerra, quindi dovevo lasciare la mamma con tre fratelli ancora piccoli, e indubbiamente per un po' di tempo questo mi costò molto dal punto di vista umano. Solo che c'è un'esperienza così profonda della scoperta di Dio, della scoperta dell'ideale, che chi non ha provato non può comprendere, e che in qualche modo non dico che tolga quello che è il lato umano, ma lo sublima, dà un senso e in qualche modo lo trasfigura. E questa forse è una delle esperienze più belle della vocazione. Non è una pura scelta come si farebbe di una professione, fare il professore, fare un'altra cosa, ma è una scelta di vita che suppone una dimensione che non è riducibile soltanto in termini, diciamo, sociologici o puramente umani. Lei ha avuto successo. Tornerebbe a fare il gesuita o preferirebbe fare il parroco di campagna? Guardando anche al successo. Sì, lei mi fa una domanda impegnativa, nel senso che io tornerei a fare il gesuita perché questo è il senso della mia vita. Però se avessi dovuto seguire il mio istinto, mi è sempre rimasta nel cuore la nostalgia, che mi conosce lo sa, del curato d'Ars. Io avrei tanto desiderato essere un povero parroco sperduto in una piccola chiesa di montagna, condividendo con la povera gente i problemi di ogni giorno, predicando il Vangelo, portando le anime a conoscere il mistero di Dio nella storia, e questo non mi è stato concesso. Mi tocca invece fare un po' la figura ufficiale, ma lo faccio volentieri perché è la mia strada. Senta, ma lei si sceglie ancora una volta una cosa eroica, perché il curato d'Ars ebbe una vita eroica nella fede. Perché questa scelta eroica e non una scelta umile? Ma io non la sento come eroica, cioè è l'amore che spinge. Quando uno ama e non conta quello che dà. Io penso che tanti genitori, tante mamme, tante persone semplici che donano la loro vita al servizio, così, non lo fanno, non pensano nemmeno di fare una scelta eroica. Io quindi non lo sentirei questo come eroismo, ma come un'umile realizzazione dell'ideale evangelico. Perché si dice di un gesuita è un gesuita, e a questa parola la si carica di significati negativi, orribilmente negativi? Perché? Ma è una domanda che prima mi sono posto anch'io. Si immagini che una volta, proprio studiando inglese, sono andato a vedere nel dizionario di Oxford, e alla parola Jesuit c'è uomo falso, doppio, tutta una serie di parolacce, e poi ultimo membro della Compagnia di Gesù. Allora poi ho trovato una risposta che anche storicamente sembra soddisfacente, nel senso che il gesuita, specialmente nei primi secoli della sua esistenza, e poi quasi per tradizione, data la formazione scelta che riceve il gesuita, i gesuiti hanno sempre occupato dei posti, vorrei dire, di rilievo anche nella vita pubblica. Sono stati consiglieri di re, di regine, e non direi che sempre l'abbiano indovinata, ecco. E allora evidentemente questo stesso loro servizio, questa loro presenza nel dibattito culturale, nel dibattito orientativo delle scelte, non poteva non suscitare in avversari, che non mancano mai, questa forma di doppiezza, come dire, quell'acutezza, quel saper distinguere, che ci viene anche dagli studi filosofici, che sono molto forti nella nostra formazione, quel saper rompere in bocca la parola a chi parla, che può dare un gran fastidio a chi tratta con gesuita e ci fa passare per doppi e per ambigui. E poi può darsi che anche storicamente abbiamo dato anche delle giustificazioni oppure delle occasioni a queste accuse. Ma spero che ormai, ecco, il servizio, i tanti santi
i tanti veri servitori della Chiesa, del Vangelo, dell'uomo che la compagnia ha espresso valgano al di là e molto di più di tutte le accuse di doppiezza e di... Lei di che cosa si armerebbe se dovesse, lei è un giornalista anche se dovesse fare un'intervista a un gesuita, che cosa userebbe? Molta pazienza. Molta pazienza. Sì. Ecco, è cambiata la Compagnia di Gesù da 400 e più anni dalla sua nascita, è cambiata e come, in che cosa? E dunque è cresciuta e allora è cambiata secondo le esigenze di una vera crescita. Quello che è interessante notare è come le intuizioni di fondo che lo stesso Sant'Ignazio e le nostre Costituzioni ci hanno dato sono sempre valide, e però ci hanno fatto evolvere con la storia. Per esempio 350 anni e oltre fa Matteo Ricci, questo gesuita che approdò in Cina con un suo bagaglio di cultura occidentale, anticipò quello che oggi noi tutti realizziamo di una inculturazione della fede in contesti culturali diversi, perché si rese conto che la cultura occidentale non poteva valere per i cinesi. Più che stare con i fedeli, assicurarne la loro vita tranquilla all'interno della Chiesa, andare per le strade del mondo, accompagnarsi ai più lontani, capirne la psicologia, il perché di certe scelte e camminare insieme per trovare una risposta vera ai veri problemi dell'uomo. Quindi in quel caso non vacilla mai la fede, semmai quello che vacilla è l'abito, quando sì, si va molto lontano. Sì, e difatti i gesuiti all'abito danno molta poca importanza, nel senso che Sant'Ignazio nelle sue regole ci disse: non preoccupatevi dell'abito, l'abito vostro deve essere la vostra vita. La gente vedendovi, sentendovi, deve capire che siete un gesuita, anche se invece di avere l'abito nero o diversamente colorato come era altri tempi, non lo portate come gli altri. Padre Sorge, può descrivermi una sua giornata tipo? Ecco, è proprio una giornata tipo, perché molte volte sono costretto a cambiare. Quando sono a Roma, nella sede, mi alzo al mattino molto presto, spero di non spaventare nessuno, mi alzo alle 4 del mattino. Poi la prima cosa che faccio è la mia preghiera, quindi io dedico un lungo tempo alla mia preghiera, alla meditazione, alla celebrazione della messa. E poi alle 7 do un'occhiata ai giornali e comincia il lavoro. Si apre la segreteria, facciamo il piano della giornata, si dispone il lavoro da fare e in genere la mattina la dedico allo studio, quindi anche difficilmente ricevo persone. Il pomeriggio invece è più vario in genere, perché devo rivedere i vari articoli in arrivo, magari accolgo scrittori che hanno fatto determinati lavori, discutiamo, ricevo qualche persona, quindi la giornata tipo è un po' questa e sono molto regolare. La sera non accetto mai inviti fuori casa e dopo le preghiere della sera mi ritiro molto presto, quindi anche a riposare. Però questa è la giornata quando sto a Roma. Molte volte invece mi trovo in viaggio in Italia, all'estero, su e giù da un treno all'altro, allora quello è tutto un altro tipo e la tipologia di quella giornata è proprio di non avere nessun tipo, perché la vivo così una dopo l'altra, secondo le circostanze, con molta elasticità. E il diavolo, non dico nelle sue giornate, il diavolo come dobbiamo immaginarlo? Cioè, noi che veniamo dagli studi classici, abbiamo tutti in mente le illustrazioni di Gustavo Doré alla Divina Commedia, immaginiamo, o tanti altri libri, immaginiamo il diavolo con le corna, la coda, questo diavolo così un po' medievale. Ecco, è ancora questo il diavolo a cui ci invitava a pensare Paolo VI? Ma io penso che la Chiesa non abbia mai invitato a pensare a un simile diavolo. Questo è il diavolo della leggenda. Molte volte, anche da un punto di vista artistico, storico, lei sa che quando ancora il popolo era analfabeta, non esistevano i libri, il modo con cui si insegnava anche la fede era proprio la pittura, il dipinto, l'arte. Quindi queste raffigurazioni in genere hanno origine apocalittica, letteraria, ma non hanno mai reso quella che era la dottrina cattolica sull'esistenza dello spirito del male. Una cosa molto più seria, e quindi anche Paolo VI nel richiamo che ha fatto intendeva che si facesse un passo di qualità. Ecco, non immaginare il diavolo con le corna, con la coda in mezzo alle fiamme. Il diavolo è una realtà, è la realtà del male nella nostra storia, è una presenza,
E effettivamente, vede, anche per un laico, per uno che non ha la fede e che quindi fa fatica ad ammettere un essere personale che personifichi un po' la tentazione, il male nel mondo, ci sono dei fatti che non si spiegano solamente con la malvagità del cuore umano o con la perversità delle leggi della convivenza umana e sociale. Pensi, per esempio, può darsi che storicamente l'uno o l'altro caso abbia singolarmente preso una spiegazione, ma la strage di milioni di uomini, i forni crematori dei nazisti, l'uomo che si distrugge, quest'uomo che molte volte si trova proprio di fronte a problemi che sono al di là della sua stessa forza, è difficile trovare una spiegazione globale del male, della sua presenza, dell'autodistruzione dell'uomo nel mondo senza ammettere una forza superiore. Ecco, e questo vorrei dire che è una cosa che anche l'intelligenza umana deve porsi come interrogativo. Come vedi, siamo su un piano molto lontano dalle raffigurazioni mitologiche, che forse in un altro periodo potevano anche essere uno strumento per far capire alla gente semplice il messaggio che si voleva mandare, ma che per una umanità, una cultura più evoluta non hanno significato. Dal diavolo al pregiudizio, che è la farina del diavolo. Quali sono i pregiudizi che la Chiesa oggi deve combattere, fuori di lei e dentro di lei, dentro la Chiesa stessa? I pregiudizi sono molte volte l'espressione di situazioni storiche che si creano. Credo che c'è un pregiudizio fondamentale che la Chiesa in quanto tale, cioè noi uomini di Chiesa, molte volte ci portiamo dentro, ed è la sfiducia nel mondo. Siamo tutti portati a vedere il progresso anche dell'epoca moderna, della civiltà, sempre con fosche tinte, come se lo scoprire nuove realtà potesse in qualche modo mettere in crisi le certezze della nostra fede. Quindi questa visione pessimistica molte volte del mondo, della storia, della cultura moderna è un pregiudizio che ci può frenare, che trova delle spiegazioni anche nella realtà, ma che va superato. Lei ha parlato di Paolo VI, del Concilio, dell'apertura della Chiesa. Bene, i gesuiti sono considerati un po' da tutti come gli educatori delle élite. Perché questo? Cioè, voglio dire, perché i gesuiti non si aprono all'educazione dei poveri, degli esclusi, degli emarginati? Sì, ma non è vero. Questo ci deriva dallo stile ignaziano. Sant'Ignazio aveva concepito i gesuiti come un drappello di uomini preparati spiritualmente e umanamente da mandare ai posti più difficili. E lui diceva: dove non possono arrivare gli altri, devono arrivare i nostri. E quando abbiamo arato un terreno, per quanto ingrato, e altri lo possono coltivare, lo abbandoniamo e ci spostiamo in altre posizioni. E allora lui diceva: andiamo ai punti nevralgici. Di qui è nato questa scelta, l'elitarismo dei gesuiti, per cui lui si spronava ad andare ai moltiplicatori, cioè formiamo i moltiplicatori, perché quando avremo formato un uomo di valore avremo moltiplicato il nostro lavoro, il nostro influsso. E proprio questo ha portato in alcune epoche storiche, in determinate culture, a preferire le classi dirigenti o di tipo intellettuale o di impegno politico, artistico, perché erano i moltiplicatori della cultura, i moltiplicatori della crescita umana, con questa predilezione evangelica che poi ci porta e ci fa scorgere nei poveri, negli emarginati, negli ultimi, le antenne anche di una giustizia, di una società più a misura d'uomo. Datemi un giovane per 3 giorni e sarà mio per tutta la vita, diceva Sant'Ignazio. Che cosa vuol dire questa frase? Adesso va interpretata nel senso moderno. Nel senso moderno vorrebbe dire questo: fai capire a un giovane la bellezza dell'ideale, fai capire al giovane la generosità di un ingaggio, di una donazione totale per la causa dell'uomo, per la causa di Cristo nel mondo, e quando il giovane capirà che cosa vuol dire questo, diventerà un altro. Padre Sorge, lei ha Roma ai suoi piedi. Roma è la città dei papi. Lei, uso molte volte questo lei si dice sempre, è cresciuto un po' all'ombra di Paolo VI e si è formato ai tempi di Giovanni XXIII.
Sono stati dunque importanti questi due papi nella sua vita, e come? Io ritengo che siano stati determinanti, perché praticamente ho avuto modo, da questo osservatorio straordinario che è appunto la Civiltà Cattolica, di seguire tutta l'epoca del Concilio e tutta questa grande epoca che è durata pressappoco 20 anni, che si può definire come il post-Concilio. E quando ripenso alla formazione tradizionale che avevo portato con me dagli studi filosofici e teologici che ogni gesuita compie, e poi all'approfondimento che qui a Roma proprio ho avuto modo di fare a contatto con il Concilio, aprendomi alla nuova realtà del mondo, agli approfondimenti teologici, è stato veramente un cambiamento notevole in tutta la mia vita, non solo di studioso ma anche come sacerdote e gesuita. In particolare la vicinanza con questi grandi pontefici del nostro tempo ha aperto orizzonti nuovi, e soprattutto è stato possibile cogliere da questo osservatorio il cammino della storia, verso dove va il mondo, verso dove va la Chiesa, con tutte le incertezze che il futuro porta con sé, ma sapendo e riuscendo a individuare, diciamo, le linee portanti di un processo di grande importanza. Paolo VI, un giudizio, in tre parole. È stato un uomo di Dio, profondamente umano, che ha capito la storia del suo tempo e che ha avuto questa capacità di discernimento quotidiano per andare verso quelle mete che Giovanni XXIII aveva intuito, molte volte dico scherzando, mettendo nei guai il suo successore, perché è proprio dei profeti fare un po' questi guai, ti dicono la storia va lì, questi sono gli orizzonti del domani, però non ti dicono attraverso che strada giungersi. È stato il tormento di Paolo VI. Lei ha conosciuto Paolo VI, lo ha frequentato? Molto, molto, perché con lui ho fatto tutta la prima parte della direzione della rivista, dei miei lunghi anni di direzione, e quindi abbiamo un contatto diretto con la Santa Sede. Nei rapporti quotidiani com'era? Ecco, quello che colpiva era proprio l'umanità. Non potrò mai dimenticare, per esempio, il senso della sofferenza con cui partecipava ai drammi della Chiesa. L'ho detto già in altre occasioni, una volta proprio parlando dei problemi delle acli, mi disse con gli occhi quasi umidi, dice: padre, mi creda, se c'è uno che ama le acli sono io, e quante volte non dormo la notte pensando ai problemi e desiderando che le acli possano essere quello che devono essere nella Chiesa nel mondo di oggi. È una cosa che mi fece molta impressione, tutti ricordiamo i giorni difficili attraversati da questo movimento, e lì si vedeva l'umanità profonda di un uomo però che guarda lontano. Lei ha conosciuto Papa Luciani, un Papa che è passato rapidissimo nel cielo della nostra storia. Sì. Ce lo racconti, ma umanamente, in poco. Ma è difficile dire un uomo così umile, intelligente, così vicino all'uomo nella sua semplicità, è quello che colpiva. Dovrei ricordare tanti episodi che in qualche modo lo descrivono nel più profondo. Mi ricordo quando ricevette il cappello di cardinale a Roma, io mi trovavo a Venezia, mi aveva invitato a parlare ai suoi sacerdoti, e arrivò proprio alla mattina presto e non volle nemmeno trattenersi un minuto. Sopportò a malapena l'applauso dei suoi preti e disse: non perdiamo tempo, dobbiamo qui lavorare. E non ci fu verso di tenerlo a tavola con noi. Gli dicevo: ma beviamo un bicchiere insieme per festeggiare il suo cardinalato. Dice: no, c'ho molte cose da fare. Era un uomo schivo, umile, ma di un profondo intuito, soprattutto per quello che è il cuore dell'uomo e quelli che sono anche i problemi della gente semplice. Il Papa del sorriso nascondeva dietro questa sua apparenza una grande timidezza, che era però il sintomo e in qualche modo, vorrei dire, la custodia gelosa della sua ricchezza interiore. È un Papa ancora da scoprire, Papa Luciani. Da scoprire. Ecco, il numero 3 è un numero che suona sempre perfetto nella nostra testa. Papa Giovanni, Paolo VI, Papa Luciani. Secondo lei rappresentano un momento della storia della Chiesa? Un ciclo concluso? O perlomeno qualcosa che si può raccontare con la parola fine? Sì. Ecco, io mi sono posto questa domanda anche sulla velocità di questa comparsa e la rapidità di questa scomparsa di Papa Luciani, e ho sempre dato questa risposta: ho visto in Papa Giovanni l'uomo che ha capito il futuro,
Ho visto in Papa Paolo il realizzatore di un cammino che era tutto da giustificare, da discernere giorno per giorno, ed è stato un pontificato crocifisso. La figura di Papa Luciani ha un senso tenendo presente poi Papa Wojtyła, e mi piace paragonarlo a quella bretella, come si dice, o a quella volta o svolta dell'autostrada lunga un chilometro che consente poi l'imbocco di un nuovo tratto di autostrada. L'ho sempre capito così: non avremmo avuto un Papa Wojtyła senza questo intermezzo rapido e misterioso di Papa Luciani. Quindi è un arco più ampio quello che va contemplato, e qui tocchiamo un po' il mistero anche della presenza della Chiesa e di Dio nella storia. Dicono che lei sia un politico, così come altri sono poeti o pittori, un politico nato. Bene, qualche volta deve farsi violenza per ricordare di essere un prete anche. Ma adesso che io sia un politico questo proprio non lo so. E quanto alla seconda parte della domanda, devo dire che ho fatto un'esperienza interessantissima, cioè effettivamente il fatto di aver dedicato la vita a un ideale, alla fede, non mi ha provocato una scissione nel mio lavoro, nella mia personalità, ma anzi in qualche modo mi ha aperto gli orizzonti. Molte volte anche nel dibattito che ho fatto in tante occasioni ho voluto proprio dimostrare questa che è stata un'esperienza esistenziale nella mia vita, cioè come la fede, l'essere consacrato a un ideale evangelico, non solo non mortifica o non crea problemi all'intelligenza, alla ricerca, ma ti dà, vorrei dire, il sapore delle cose. Molte volte ti fa andare al di là anche delle cose che appaiono e ti fa scoprire dei sensi, delle direzioni più recondite, e questo aiuta anche alla ricerca storica. È un'esperienza che non so se sono riuscito ad esprimere bene, ma che quotidianamente sto facendo. Ci si accorge che i valori, la visione globale del processo storico, illuminata dalla fede, riesce a far capire meglio anche quei germi che vanno fermentando nella vicenda quotidiana dell'uomo. Dal 1973, se non sbaglio, lei dirige Civiltà Cattolica. Che linea ha dato in questi 12 anni alla rivista dei Gesuiti? La mia preoccupazione è stata questa: essere nella fedeltà all'avanguardia, cercare quindi di entrare in dialogo con tutti per scoprire quello che ci unisce, perché ho avuto la sensazione netta del trapasso d'epoca. Noi siamo una generazione scomoda e chiamati a una vita, a una sintesi difficile, perché sta tramontando un mondo e ne nasce un mondo nuovo. Allora bisogna lasciar cadere quello che è morto senza rimpianti, saper cogliere quello che di nuovo sta fermentando, sta nascendo e ha il senso della storia, e realizzare una sintesi culturale nuova. Stanco di questa direzione? Ma stanco è una parola difficile, i soldati non si stancano. Qualcuno ha scritto che per Padre Sorge i cattolici devono sforzarsi di comprendere la vera portata dei processi storici sgombrando il campo dalla paura del nuovo. Che cosa vuol dire questo? Ma io credo che in un periodo come questo la paura del nuovo è uno dei guai più grandi che noi possiamo in qualche modo incontrare sul nostro cammino, perché è un periodo di crescita, e se in un momento di crescita si ha paura del nuovo che cresce, allora o rimaniamo immobili oppure torniamo indietro, e la storia non torna indietro. Allora bisogna avere il coraggio della prospettiva, l'umiltà di saper apprendere, mentre noi portiamo un messaggio di luce, di verità, quello che la storia ci insegna. E questo lo dico proprio come uomo di chiesa. Abbiamo un messaggio da dare al mondo, ma il mondo ci insegna tante cose, ed è proprio la novità che sta emergendo che ci può fare da guida in questo sforzo di sintesi nuova che è la sfida della nostra generazione. Non paura del nuovo, che non vuol dire nemmeno imprudenza o amore del nuovo per il nuovo, che sarebbe superficialità, ma vuol dire non arretrare di fronte all'inedito e saper trovare nel nuovo la continuità dell'antico valido per questa proiezione verso una società nuova, verso una sintesi nuova. Io proprio lo sento come vocazione del nostro tempo questo. Lei appartiene al filone della Chiesa conciliare. Oggi questo filone è molto criticato, o un po' criticato, diciamo. Che cosa le si rimprovera a lei in particolare? Ma adesso bisognerebbe chiederlo a quelli che mi rimprovano, che rimproverano, che lo direbbero meglio di me. Cioè, quello che mi si rimprovera è molte volte di mettere in discussione, per il desiderio del dialogo, la fermezza necessaria sui punti fondamentali.
Proprio la ritengo, a mio modo di vedere, calunnia è troppo grosso, ma una cosa che va contro proprio la mia anima, perché l'ideale è proprio, sono convinto della grandezza, della verità del messaggio cristiano, e lo sforzo che facciamo di tradurlo nella cultura nuova, di renderlo comprensibile e credibile a chi ormai non crede più nel Cristo perché dice l'abbiamo conosciuto e non ci interessa più, è una cosa che mi affascina, anche proprio come gesuita. Quindi nella fedeltà, però, sporgersi per camminare con chi è lontano, per accompagnarci a chi tenta nuove vie, e questo proprio per crescere insieme. Se il Vangelo non è questo fermento, se il Vangelo non è questo sale, allora mi viene sempre in mente una bella frase dell'Abbé Pierre, il quale diceva: noi abbiamo trasformato molte volte le nostre chiese, i nostri oratori, i nostri ordini religiosi in grandi ammassi di sale, in grandi magazzini di sale, e lui diceva: rompiamo le saliere, facciamo in modo che il sale non rimanga nei magazzini, si produca pure, ma che vada a salare la terra, e questo io lo sento nel fondo dell'anima. Prima, quando lei parlava, ha suonato una campana. A lei, prete, che cosa dice il suono di una campana? Ma adesso io suppongo che il suono della campana non faccia distinzioni tra preti e non preti. Per me è un po' uno dei segni di quello che può essere la diffusione, il messaggio, questo farci suono che tutti possano capire. La campana non suona diversa per l'orecchio dell'onorevole, per l'orecchio del Presidente della Repubblica, per l'orecchio del Papa o del prete. E il Vangelo dovrebbe essere così, un suono che dovunque arriva diventa intelligibile, credibile, parla al semplice ambulante della strada, parla allo studioso che sta piegato sui suoi libri, sulla sua scrivania, parla al predicatore, che ascoltano tutti la medesima campana e ne ricevono il medesimo messaggio, ciascuno con la ricchezza, con l'esperienza della propria vita. Padre Sorge non più direttore. Siamo stati qui pochi giorni fa e lei era ancora alla guida di Civiltà Cattolica. Adesso, mentre stavamo montando il servizio, è giunta la notizia: non dirige più Civiltà Cattolica. E beh, allora si può fare un bilancio di questi 12 anni trascorsi al timone della più grande rivista cattolica. Ma io non mi immaginavo tutto questo baccano che hanno fatto. Nessuno di noi è eterno, gli incarichi non devono durare sempre. Tra noi gesuiti poi siamo abituati a cambiare trincea molto spesso. Si immagini che l'unico che non cambia mai lavoro è il padre generale. Una volta nominato rimane così fino alla vita, e per questo lo chiamano Papa Nero, ma basta uno di Papa Neri. C'è un'altra cosa che le vorrei chiedere, il suo incarico a Palermo. Qual è il suo incarico a Palermo? Che cosa va a fare in questa città così difficile? Sì. Ma formalmente il titolo... E ci va un po' in castigo o no? No, assolutamente. Ecco. È una scelta che abbiamo fatto noi tutti i gesuiti italiani. Ne abbiamo già parlato da un anno e dicevamo: perché dobbiamo sempre stare nelle grandi città, Milano, Torino, Roma, dove tanti fanno il nostro lavoro, dove molti sono impegnati? Cerchiamo di vedere i fermenti nuovi che stanno nascendo in situazioni che hanno futuro, che hanno un domani anche per il paese. E ci è sembrato che la Sicilia e Palermo fosse un test cruciale del nostro tempo. Mi hanno chiesto se me la sentivo, dico ma molto volentieri. Per cui veramente senza rimpianti e con gioia vado verso un lavoro che mi rendo conto sarà difficile, avrò molto da imparare, dovrò imparare il siciliano innanzitutto, ma sono sicuro che qualcosa di buono, di nuovo, di grande sta emergendo dall'isola, e quindi continuerò dalla teoria alla pratica. Ma in che cosa consiste in pratica il suo incarico? Qui era di guidare un po', di tenere le fila ideologiche di una rivista, del pensiero che c'era dietro una rivista, di coordinarla, e laggiù che farà? Ecco, laggiù si tratterà di formare laici. L'idea è formare dal punto di vista civile, sociale e politico i quadri, se così possiamo dire, di domani. Non si è mai sentito, insomma, nello stato d'animo di dire obbedisco? Voi siete un po' dei soldati della fede. Ci andrà a Palermo con lo stato d'animo dell'obbedisco oppure con lo stato d'animo dello scelgo? Vede, per noi gesuiti i due verbi non sono diversi.
Un gesuita che obbedisce è un gesuita che sceglie di fare quello che i superiori gli mandano in nome di Dio. Quindi non ho mai avuto una lacerazione interna per questo problema e vado molto contento perché per me sarà un passare un po' dalla teoria alla pratica. Che fa a Palermo? Che andrà a fare? Sì, ecco lì, al di là della formalità di questo centro di studi, di formazione del laicato alla vita civile, politica, si intende proprio capire e realizzare insieme un cammino ecclesiale a livello regionale della Sicilia con ripercussioni che a mio modo di vedere avranno valore di simbolo e anche valore trainante per un orizzonte più vasto anche a livello nazionale. Una sintesi, una battuta rapidissima. Siamo stati qui poche settimane fa, lei, lo dicevamo prima, era il direttore di Civiltà Cattolica. Adesso non lo è più. Il suo stato d'animo è cambiato, è più triste, più allegro, oh. Si sente sollevato. Mi sento un uomo libero, ma lo ero anche prima. Adesso forse mi potrò muovere più liberamente perché non ho questa scadenza terribile quindicinale che una settimana sì, una settimana no, mi fermava per forza a Roma.